Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta di Review. Siamo felici oggi di stare in diretta con voi, passare del tempo insieme, approfondire argomenti che riguardano la vita cristiana e anche mettere in evidenza le tante possibilità di benedizione che il Signore riserva alla sua Chiesa, anche attraverso alcune tematiche come quella di oggi, che potrebbero apparire apparentemente difficili da affrontare, ma grazie al Signore egli stesso fornisce attraverso la sua parola delle strade e delle indicazioni molto chiare per poter riconoscere e restare attaccati alla sua volontà. In che modo? Attraverso un meraviglioso incontro con Gesù, il quale innesta dentro la nostra vita tutta una serie di possibilità, per esempio la forza per superare alcuni momenti difficili, oppure restare dritti attraverso la difficoltà, come potrebbe essere quella della prova, oppure come l'argomento che tratteremo oggi, oppure perché no, riuscire a superare il momento della tentazione. Infatti oggi è proprio questo che tratteremo, ovvero la tentazione. Il concetto di tentazione dal punto di vista biblico, esattamente come siamo abituati a fare noi, oggi lo faremo attraverso un nostro carissimo amico collegato con noi da Borgo Manero, ma prima di presentarvi il nostro carissimo anziano, pastore Aniello Sorrentino, vorrei, come di consueto facciamo ogni mattina, prendere con voi il salutare caffè biblico, quindi a voi il caffè biblico. Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Nei Vangeli vengono riportati due eventi in particolare in cui Gesù si stupisce, si meraviglia. Nel primo caso è per la mancanza di fede di una città, Nazareth, la sua città che lo ha visto in qualche modo crescere, dove abitano parenti e amici, i quali, nonostante gli riconoscano prodigi e grande sapienza, Gesù si ritrova a meravigliarsi proprio per la loro incredulità. Nel secondo caso Gesù invece si meraviglia per l'abbondanza di fede di un uomo, un centurione romano, preoccupato per un suo servo, che chiede a Gesù di guarirlo e proferisce le famose parole: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». Gesù si meravigliò così tanto che disse di non aver trovato una fede così grande in Israele, il che suonò come una specie di schiaffo per i giudei all'ascolto, visto che si riferiva a un centurione romano, non a un giudeo. In cosa la città non ha posto la sua fede e in cosa il centurione invece l'ha posta? È la domanda da chiedersi. In Gesù è la risposta più ovvia, ma in quale caratteristica di Gesù in particolare? La sua autorità. La fede che meraviglia Gesù è legata alla comprensione della sua autorità. Lo vedete bene dai testi che appunto citiamo oggi, no? Da questi due eventi in particolare. Vorrei avere la tua fede è una delle esclamazioni che ho sentito spesso dire ad altri o a me, da chi alla base forse non è disposto a riconoscere l'autorità di Gesù su tutto. Non è sempre così, ma lo è spesso.
Alla base della mancanza di fede c'è un non voler scalzare noi dal trono del nostro mondo e dire finalmente il re è un altro, non sono io, il suo nome è Gesù, lui è il mio Signore. È tanto semplice. Ah, perché la cosiddetta conversione è una resa che precede il ravvedimento, lo ridico, la cosiddetta conversione è una resa che precede il ravvedimento. Abbassiamo il capo e ci inginocchiamo per pregare perché siamo di fronte all'autorità suprema. Tu l'hai fatto? Tu sei arresa? Ti sei arreso? Parafrasando Sant'Agostino, quanti padroni dovrai servire se non riconosci l'unico vero padrone? Fallo oggi. Dio ti benedica. Bellissima considerazione del carissimo Nani, Cristian Nani, che salutiamo caramente. Bene, oggi abbiamo introdotto già la nostra trasmissione proprio parlando di ravvedimento, che probabilmente uno dei temi maggiori che si discute quando si è di fronte al ravvedimento è proprio il peccato, la gestione delle tentazioni per ricadere di nuovo nelle vecchie abitudini o in nuove abitudini. Questa è l'arma automatica che il nemico utilizza, perché ogni uomo, mentre cammina la sua vita, porta con sé un link, lo chiameremo più modernamente oggi così, un link direttamente alla natura peccaminosa con la quale siamo creati, siamo costruiti. Il peccato oramai è parte delle nostre cellule, lo sappiamo, lo diciamo sempre, e questo è il motivo principale per cui il Signore nel suo piano di salvezza ha proprio mandato in carne ed ossa il suo figlio Gesù per redimerci. Ma tutto questo potrebbe però continuare ad essere un problema per molti, anzi è automatico che sia così. E allora la tentazione si presenta come la famosissima prima tentazione a cui Eva ha ceduto, si presenta come proprio si affaccia alla vita di ogni credente e di ogni uomo e di ogni donna come essere il rischio principale da evitare oppure da superare per rimanere dritti nelle vie e nella volontà di Dio. Per affrontare questo argomento che sembra tanto elementare e semplice da affrontare, ma che in realtà è un argomento che ha a che fare con la maturità cristiana e ha a che fare anche con tanti consigli pratici per superare appunto questi rischi, per stare attenti a questi rischi, noi desideriamo proprio questa mattina, grazie proprio a un approfondimento che il nostro ospite collegato ha fatto nei suoi studi personali, oggi vorremmo proprio insieme al nostro carissimo Aniello Sorrentino parlare di tentazione. Quindi vi presento l'anziano pastore Aniello Sorrentino. Eccolo qui, pace e buongiorno. Buongiorno Aniello. Pace, fratello Michele. Grazie. Devo fare una correzione. Non sono un pastore. Ma collaboro con il fratello Marco Pisculli, che è il mio pastore e che mi ha dato l'opportunità di poter meditare su questo argomento. Bene, grazie. Scusa, grazie per questo appunto, era necessario giustamente per inquadrarsi meglio, ma è anche bello e interessante scoprire che in questa forma di leadership collaborata il fratello anziano Aniello Sorrentino ha portato, perché Esposito e Sorrentino sono due cognomi molto napoletani, anche svegliamolo subito, sei napoletano, quindi andiamo subito guarda, io con un cognome come il mio e un nome come il mio non posso che non essere originario del Friuli. Quindi sappiamo benissimo che il nostro carissimo Aniello è del napoletano, ecco, si scherza, grazie a Dio per le nostre radici, ma oltretutto ci lega anche un'amicizia nel servizio da veramente molti anni. Noi siamo stati insieme impegnati anche nel campo dei Gedeoni, nella distribuzione della parola, e abbiamo anche fatto tantissimi. Quanti ne abbiamo distribuiti? È vero, grazie. Io dico sempre che le esperienze
differenze con i fratelli nel Signore sono indelebili, anche se passano anni rimangono sempre lì, che sono vive. Amen. Amen, amen, è vero, gloria a Dio per queste opportunità, i ricordi di noi credenti, di noi cristiani sono questi. Bene, grazie per esserti collegati, per aver preso un tempo dalla tua attività, fratello Aniello, e adesso vorrei proprio chiederti molto velocemente, ti passo la parola molto velocemente, vorrei chiederti proprio perché approfondire la tentazione e soprattutto da dove è nata l'esigenza proprio di parlare di questo tema, che sembra essere così ovvio, ma poi in realtà scopriamo che la parola di Dio è molto attenta alla tematica della tentazione, poi qualcuno approfondirebbe come quella della prova. Prego. L'argomento nasce dal nostro pastore, da Marco Pisculli, pastore della nostra comunità, che mensilmente ci propone delle tematiche da affrontare in gruppi e nella comunità. E tra cui, tra i tanti temi che abbiamo trattato, come la santificazione, la preghiera, la buona testimonianza, c'è anche la tentazione. Devo dire che la tentazione che trattiamo in questa meditazione è come se fosse un'introduzione, perché questa è solo una parte della meditazione. Di tutto quello che comprende la tentazione, le meditazioni sulla tentazione. Questa meditazione è più centrata sul nesso tra tentazione, prova e sofferenza. E in questo mondo noi viviamo tante sofferenze e soggetti a tante sofferenze, e a volte ci facciamo tante idee sbagliate e facilmente possiamo cadere in confusione. E vorrei cominciare, come ho cominciato questa meditazione, con la definizione che i vari dizionari della lingua italiana danno. La tentazione è uno stimolo, un incitamento, un pungolo che ti porta a fare cose che non si devono fare, che ti invita a trasgredire. La tentazione è indurre con allettamenti a compiere azioni riprovevoli, istigazioni ad allontanarsi dal bene e volgersi al male, al vizio e al peccato. Sinonimi di tentazione: adescamento, invitante, lusinga seduzione, affascinante. Un tempo si usava dire: l'occasione fa l'uomo ladro. Non si ha un'origine certa, ma un'opera lirica di Gioacchino Rossini è intitolata L'occasione fa il ladro. Osservare o non osservare la legge? La tentazione è anche una prova per l'uomo, in quanto essere libero può dimostrare attraverso la tentazione di osservare le leggi civili, morali e religiose. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, diceva Gesù. Il ladro per eccellenza è Satana. Con la tentazione ha attirato i nostri progenitori, Adamo ed Eva. Li ha adescati, li ha invitati, li ha indotti ad allontanarsi dal bene e a volgersi al male con lusinghe e seduzioni. Con la stessa astuzia ha continuato nei secoli fino ad oggi a sedurre popoli e nazioni. Il Signore ci mette in guardia e ci avvisa che non saremo esclusi dalle macchinazioni di Satana. Ha avuto l'arroganza di tentare il nostro Signore, figuriamoci se non lo fa con i suoi seguaci. Per questo motivo Gesù pregò il Padre dicendo:
Padre Santo, conservali nel tuo nome. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Giovanni 17, 11 e versetto 15. La tentazione è uno dei problemi che siamo tutti chiamati ad affrontare prima o poi. Ed è giusto chiarire che le origini di tutti i problemi nascono da Satana. Come abbiamo già detto, il mondo giace sotto maledizione per l'azione di Satana. E la terra stessa è sottoposta alla corruzione dell'uomo, che invece di averne cura la sta distruggendo con guerre, inquinamenti e progetti che vanno contro la natura e tutta la creazione. Il peccato è all'origine di ogni problema. Tuttavia, dobbiamo capire che varie condizioni possono essere la causa dei nostri problemi. Per esempio, uno è il peccato personale, due sono le influenze esterne, tre le proprie scelte, quattro anche la cura di Dio per i credenti. Qualcuno si dirà: come mai la cura di Dio per i credenti? Tu ti prendi cura dei tuoi figli anche nel riprenderli, giusto? Uno, la natura umana è contaminata a causa del peccato. Tante persone, quando si rendono conto di avere avuto un comportamento sbagliato, si giustificano dicendo: il diavolo mi ha costretto a farle. E quante volte lo sentiamo dire? È facile dare la colpa dei nostri problemi a Satana. La verità è che molti di essi sono il risultato della nostra personale natura peccaminosa. Ogni uomo nasce con la capacità di peccare ed è responsabile delle proprie scelte personali riguardando il bene e il male. Gesù incontrò nel Tempio un uomo che aveva guarito e gli rivolse questo ammonimento: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Giovanni 5,14. Dalle parole di Gesù si può pensare che si era ammalato a causa di un peccato. Ci sono persone che abusano del proprio corpo facendo uso di droghe, tabacco, mangiando e bevendo eccessivamente, vivendo immoralmente e commettendo atti peccaminosi. Il risultato di tale abuso sono causa di seri problemi sia fisici che mentali. Chi disubbidisce a Dio e alla sua parola può causare molti problemi a se stesso e agli altri. Famiglie divise, relazioni rotte, sofferenza, malattie e persino la morte. 2. Le influenze esterne. I problemi di una persona non sono sempre causati dal suo peccato personale. Molti problemi che l'uomo deve affrontare spesso sono dovuti a fattori totalmente fuori dal suo controllo. Per esempio, i disastri sono causa di tanti problemi fuori dal nostro controllo. Alluvioni, terremoti, uragani, carestie, pandemie, oppure problemi familiari, malattie, disordini mentali, morte, difficoltà finanziarie o altre situazioni sopra le quali non abbiamo alcun controllo. Poi ci sono altre, tra cui perdere il lavoro per cessata attività dell'azienda, incidenti stradali, incomprensioni con il vicino, restare vittima di un crimine. Questi sono solo alcuni esempi di problemi grandi o piccoli che risultano da decisioni o azioni altrui completamente fuori dal nostro controllo. 3. Le proprie scelte. Quante volte ci siamo trovati a dire: se solo avessi guidato un po' più piano, l'incidente non sarebbe accaduto.
Se fossi stato più attento non sarei scivolato. Se avessi saputo tutti i fatti avrei preso una decisione migliore. Non sempre il peccato è causa di problemi. La verità è che non abbiamo una saggezza perfetta. Non abbiamo una saggezza perfetta. Delle volte non ce l'abbiamo proprio e facciamo bene a chiedere la saggezza a Dio che ne ha tanta. E quindi siamo soggetti a commettere degli errori e gli errori si pagano. Scelte distratte o poco sagge possono generare tanti e tanti problemi. Poi ci sono delle scelte consapevoli e queste sono quelle che mi piacciono di più. Gli amici di Daniele scelsero di non inginocchiarsi davanti alla statua anche se il Signore non li avesse liberati per la decisione presa di non inginocchiarsi, di non adorare la statua, di non mettere in pratica quel decreto. Furono presi e buttati in una fornace ardente, arroventata 7 volte di più. E la loro risposta al re quale fu? Oh re, ma anche se il Signore non ci dovesse liberare, noi non adoreremo quella statua. L'apostolo Paolo scelse di predicare l'Evangelo a costo della sua vita. Egli sapeva quello che lo aspettava. Nonostante tutto, non si è mai fermato di fronte a questi problemi. E che dire di una storia più recente, quella di Jimmy Elliot, morto per le mani degli indiani Aqua, dove lui aveva scelto di andare ad annunciare l'Evangelo. Dopo la sua morte, sua moglie e sua cognata si avvicinarono alla tribù e molti di loro accettarono Gesù Cristo come loro personale salvatore. Paolo scriveva: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. E siccome si trovava in un pretorio, si pensa sicuramente che era in prigione a Roma. Dio ha cura dei suoi figliuoli. Anche questo è un motivo per cui ci troviamo ad avere delle sofferenze. È importante conoscere la differenza tra il proposito di Satana nel tentare i credenti e quello di Dio nel metterli alla prova. Faccio un esempio. Noi possiamo utilizzare una lama o un coltello per tagliare il pane o per potare un albero, oppure usare quella lama, quel coltello per un omicidio, per uccidere, fare del male. Nel momento in cui abbiamo attraversato dei problemi che non pensavamo di riuscire a sopportare, ci siamo fatti una domanda tipo: perché Dio, buono com'è, permette che il suo popolo soffra? Se egli si prende realmente cura dei suoi, per quale motivo non li solleva da tutti i loro problemi? Quando Dio permette la sofferenza nella vita dei credenti, non è perché egli non si occupa di loro, ma perché il suo interesse va oltre la prova momentanea. Egli prova la nostra fede. Ho visto personalmente come si collauda un ponte autostradale. Lasciavano passare sopra questo ponte cami pieni di terra, uno dietro l'altro, così da appesantire il ponte di un peso eccessivo. Oppure si racconta
di una compagnia ferroviaria che decise di ricostruire un ponte vecchio perché non era più sicuro. Quando furono terminati i lavori, tutto il paese fu invitato all'inaugurazione del ponte. La cerimonia prevedeva che passassero sul ponte due treni contemporaneamente. Pensate che volessero far cadere il ponte o provare a tutto il paese che il ponte era forte e che non sarebbe crollato neanche sotto quel peso tremendo? Anche per gli ingegneri che avevano costruito quel ponte, un ponte autostradale, con la V-Down il ponte, e potevano certificare che il ponte resisteva a qualsiasi peso e quindi reso sicuro. A questo punto c'è da fare una riflessione molto importante. Dio tenta? No, non di certo, non tenta Dio. Mette alla prova? Sì. C'è una grande differenza fra tentare qualcuno perché faccia del male, che è Satana, e provare qualcuno per mettere in luce le buone qualità. E questo è quello che fa Dio. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Il credente è chiamato ad affrontare i suoi problemi con gioia e perseveranza e continuare la sua esperienza cristiana, mantenendosi fedele a Dio in ogni momento, qualsiasi sia il costo. Il credente deve essere felice nella prova. È difficile dirlo. Non è facile. Però il Signore ci dice una cosa. Bisogna essere felici nella prova, perché la gioia del Signore può dare la forza di perseverare nella prova e riportare vittoria sui problemi, vittorie sulla tentazione. Neemia incoraggiava gli uomini che erano con lui. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Presi da grande ansietà per le cose che stavano subendo, Neemia li incoraggiò in questo modo: non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Neemia diceva così,
E così dice il Signore anche a noi. Non siate tristi, stai attraversando la prova, stai subendo una tentazione, non essere triste. Non essere triste, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Neemia 8:10. Il Signore mette alla prova i credenti per verificare l'autenticità della fede. Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e d'onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. 1 Pietro 1:6-7. Satana ci può tentare, il suo scopo è di farci cadere, di farci del male, di farci peccare. Dio permette la tentazione, ma ha promesso di stare vicino a coloro che la sostengono. Dio non ci lascia e non ci abbandona, fratelli. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Corinzi 10:13. Attraverso la prova Dio vuole formare l'immagine di Cristo nella vita dei credenti. La potenza di Dio ci permette di sopportare il peso delle prove senza essere ridotti alla disperazione. Tutto ciò allo scopo che Gesù possa rivelarsi nella nostra vita. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nel nostro corpo. 2 Corinzi 4:7-10. Attraverso la prova il credente riceve la capacità di aiutare gli altri. L'essere umano si identifica con chi sperimenta le stesse cose. Chi ha sofferto la solitudine può capire il solitario. Un genitore che ha avuto un figlio con dei problemi ha una particolare compassione per gli altri genitori che hanno bambini che soffrono. La testimonianza del credente aiuterà altre persone a confidare in lui e a non disperare. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale il Padre misericordioso è Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati. Possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Dio, attraverso la prova, ci insegna a confidare in Lui. Durante la prova si realizza la propria debolezza. Ci rendiamo conto di non essere capaci di sopportare quel peso, ma siamo consapevoli della forza e dell'aiuto che Dio ci può dare. L'Apostolo Paolo aveva imparato a riconoscere l'intervento divino. Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati grandemente oppressi, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare persino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così grande pericolo di morte. E abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Fratello,
sorella, amico che ci stai guardando, se stai attraversando un momento difficile della tua vita, possano queste parole confortarti e guidarti a dipendere dal Signore, guidarti nel rivolgerti a Lui e dire le stesse parole di Paolo. Se Egli ci ha liberati, ci libererà ancora. E noi abbiamo questa speranza, che il Signore ci ha liberati, ci libererà e ci libererà ancora. A Dio sia la gloria. Alleluia, gloria al nome del Signore. Abbiamo approfondito questo tema così importante. Ci sono delle domande, Fra Daniello, che vorrei provare in qualche modo a sottoporti e insieme magari poter rispondere ai nostri amici. La comprensione degli altri nel momento di tentazione, quando scatta il giudizio piuttosto che l'aiuto, come possiamo aiutare chi vive dei momenti particolari di tentazione? C'è da dire una cosa, che quando ci troviamo in momenti particolari, come possono essere le tentazioni o qualsiasi altro problema, la realtà è che se non ti sei trovato ad affrontare quel tipo di situazione, tu non sai cosa fare. Nessuno sa cosa fare di fronte a qualcosa che non ha mai vissuto. Come si dice, nessuno nasce imparato, no? E le esperienze sono importanti proprio per questo. Ed è anche il motivo per cui a volte Dio ci permette anche di fare queste amare esperienze, ma che sono amare esperienze che hanno un fine positivo, quello di renderci forti e resistenti fino all'ultimo, fino al giorno in cui Gesù ritornerà. E quindi voglio dire a quelle persone che si fanno tante idee sbagliate, di rivolgersi al Signore, di dipendere da Lui. C'è da dire una cosa, che questa è una parte delle meditazioni che ho fatto sulla tentazione, ed è come un'introduzione per chiarire, fare chiarezza su problemi, sofferenze, tentazioni, perché tanti mettono tutto in un calderone e ne fanno di tutto un erbo un fascio, e ho cercato di fare un po' di chiarezza. Se ci sono riuscito non lo so. Ma le altre meditazioni che ho fatto, che susseguono questo tipo, questa meditazione, entrano proprio nel vivo della tentazione. Per esempio la tentazione, ho preso in considerazione la tentazione di Gesù nel deserto, dove Satana, ammirato ai due aspetti della sua natura, che è sia divina che umana, e lo ha messo a dura prova, ma Gesù ha vinto, ma non ha vinto avvalendosi della natura divina, ma ha vinto resistendo a quella tentazione, avvalendosi della natura umana, con l'aiuto della parola di Dio, e così vincendo sulla tentazione, restituendo tutti quegli attacchi che il nemico gli lanciava. Un altro argomento l'abbiamo preso dall'esperienza di Giuseppe, che la vita di Giuseppe è stata costellata da prove, tentazioni, e vediamo che
non ha mai ceduto, ne è sempre uscito vincitore. E ho notato una virtù che ha aiutato Giuseppe ad uscire vincitore da tutte le sue prove, da tutte le sue tentazioni. Gesù, quando si trovò davanti ai suoi fratelli, disse questa frase: io temo Dio. E penso che il timore di Dio sia stato per lui come una bussola che guida le navi quando sono nella tempesta o quando non hai alcun riferimento. Puoi fidarti della bussola che ti guida sicuramente dove devi arrivare. E così è stato per Giuseppe, il timore di Dio. E noi vogliamo fare preziosità di questa verità, il timore di Dio, avere veramente il timore di Dio nella nostra vita. Sicuramente ci risparmieremo tanti dolori. E un altro aspetto della tentazione l'abbiamo esaminato con i discepoli di Gesù e Gesù stesso mentre si trovava nel Getsemani. Per non accettare la preparazione di Gesù, perché Gesù in tanti modi ha cercato di preparare gli apostoli, i discepoli a quel giorno, quando sarebbe arrivato il giorno dell'arresto, della crocifissione. Gesù li voleva preparare a quel momento. Ma Zaccaria profetizza che il maestro, il pastore, sarebbe stato preso e le pecore sarebbero state disperse. Ma Gesù sicuramente non avrebbe voluto questo. Gesù magari nel momento più difficile della sua vita avrebbe voluto tutti i suoi discepoli lì vicino a lui, che lo avrebbero aiutato, sostenuto. Ma troviamo solo Giovanni, le donne che lo servivano e Maria, la madre di Gesù. Tutti gli altri, insieme a Pietro, avevano detto: oh, noi non ti rinnegheremo mai, anche se dovremmo dare la nostra vita. Come non detto, quando Gesù disse: il momento è arrivato, scapparono tutti. E questo per dire che abbiamo bisogno di essere pronti, di essere preparati. Noi vogliamo accettare i consigli del Maestro per prepararci per qualsiasi evenienza, che sia bella, brutta. Vogliamo essere sempre pronti, vogliamo stare alla scuola del Maestro, e a questo siamo stati chiamati. C'è da dire che c'è una guerra in corso, una guerra spirituale a cui noi siamo chiamati a combattere. Noi siamo arruolati come soldati di Cristo, spiritualmente parlando, non quei soldati che si dicono di Cristo e imbracciano le armi per uccidere, no, ma i soldati di Cristo che si armano di pazienza, che si armano di potenza, che indossano l'armatura del cristiano che Dio ci ha fornito per manifestare in questo mondo che Dio esiste, che una verità esiste e libera ogni uomo che si trova sotto il potere di Satana. Siamo stati chiamati per
combattere con l'Evangelo, per poter strappare dalle mani di Satana ancora tante anime, come altri hanno fatto per noi. E noi ne vogliamo essere riconoscenti, non solo per quello che Cristo ha fatto per noi, ma anche perché tanti altri dopo Cristo si sono adoperati perché io e te potessimo essere salvati. Amen. Grazie Padre, alleluia. Meravigliosa opera di salvezza del Signore. Qualcuno diceva che nella salvezza abbiamo tutte quante le armi, ecco, nel nostro percorso di conversione, quindi pentimento, ravvedimento, poi c'è la conversione totale, l'inizio del percorso di conversione, perché la conversione sappiamo essere un percorso che dura tutta quanta la vita, la santificazione giornaliera. In questo ci sono delle difficoltà spirituali appunto da attraversare, che sono esattamente quella che stiamo affrontando, la tematica di cui parliamo oggi, ovvero la tentazione. È meraviglioso anche sapere, anche intravedere, osservando la tentazione di Gesù in quei famosi 40 giorni nel deserto, è meraviglioso scoprire non solo tanti le motivazioni che hanno portato ad essere addirittura Gesù stesso tentato, ma anche che subito dopo il periodo di tentazione, fratello Aniello, subito dopo il Signore ha iniziato il suo ministero terreno. Quindi un po' come dire, se non attraversi, se non vivi la prova di alcune tematiche che vivono nella tua vita, alcuni sentimenti verso il Signore, se dici dalla mattina alla sera io amo il Signore, io sono un cristiano e lo dici soltanto, ma poi di fronte alla prova, di fronte alla tentazione non reagisci come un cristiano, come un figlio di Dio, poi non puoi affrontare e accedere a delle tematiche, a delle aree di servizio che Dio ha già preparato per te, ma che puoi attraversare soltanto dopo appunto aver superato questa difficoltà. La prova è da considerarsi una cosa diversa dalla tentazione, Aniello, ma tante volte la tentazione stessa è da considerarsi la prova della fede, perché attraverso la reazione e la predisposizione di ognuno, l'approccio, chiedo scusa, non proprio la predisposizione, ma l'attitudine, l'approccio che noi ci mettiamo denota il nostro livello, ma non denota Dio, perché Dio sa benissimo qual è il tuo livello. La tua stessa vita deve imparare dal tuo modo di approcciarti alla tentazione, e anche il nemico osserva quali sono le armi che metti in campo di fronte alla tentazione, osserva, e io e tu osserviamo noi stessi, il modo in cui noi reagiamo denota proprio il nostro livello di maturità. Un consiglio finale, Aniello, agganciandoti su questo argomento, un consiglio finale, e anche così ci dirigiamo verso la fine della nostra diretta. Prego. Usando un verso della parola di Dio è: sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo. Il risultato quale sarà? Che egli scapperà via da voi. Non dobbiamo essere noi a scappare. Quando noi ci sottomettiamo a Dio, realizziamo una cosa, che il diavolo si renderà conto chi ha davanti e fuggirà. E voglio invitare ancora a chi si trova nelle difficoltà a cercare il Signore con tutto il cuore. Noi abbiamo subito delle perdite durante il Covid, come noi tante persone. Durante il Covid io ho visto Ada per 40 giorni in fin di vita, con una febbre a 40 per più di 22 giorni, ma il Signore l'ha liberata. Mio suocero non ce l'ha fatta, proprio in quel momento quando Ada soffriva di Covid,
mio suocero fu ricoverato e non l'abbiamo più veduto. Abbiamo potuto sentire la sua voce qualche ora prima che andava con il Signore. E ho visto anche mio figlio, Emmanuel, 30 anni, avere il Covid, è stato ricoverato in rianimazione per più di 15 giorni, in fin di vita, ma il Signore lo ha liberato. Abbiamo sperato nel Signore. Il Signore ci ha dato una via d'uscita. Gesù ha dovuto sopportare la tentazione della croce. Quella non era una prova, quella era una tentazione fino alla morte. Per lui non c'era una soluzione, ma l'ha dovuta accettare per noi. Delle volte può capitare che quando attraversiamo dei problemi, delle prove, delle tentazioni, non ci vengono messe davanti delle soluzioni. E magari soluzioni non ce ne saranno, ma il credente ha una forza, la speranza. Dobbiamo sperare, dobbiamo credere, perché come abbiamo letto in quel verso, dobbiamo avere fiducia in Dio, che come ci ha permesso la tentazione, ci darà anche la via di uscirne. Voglio ringraziare il Signore per questo momento che ci ha dato di poter essere in qualche modo utile, ma disutile anche nello stesso momento. E a qualche persona che si trova in difficoltà, voglio dire, cerca il Signore, cercalo con tutto il cuore. Il segreto è uno solo. Cercare Dio con tutto il cuore, con tutte le proprie forze, con tutta la mente e credere in Gesù Cristo che è morto per noi. E come diceva Paolo, se ci ha donato il meglio che aveva, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Tutto coopera per il bene di quelli che temono e amano il Signore. Vi voglio lasciare con questi versi, con questa parola. Dio è amore. Gesù mi ama, Gesù ti ama. A Dio sia la gloria. Gloria al nome del Signore. Amen. Grazie fratello Aniello, grazie per questo tempo passato insieme. È stato un argomento molto interessante, affrontato in un modo anche abbastanza capillare, anche se si tratta comunque di una vastità di versetti che andrebbero approfonditi, anche di casi, ma ci rendiamo conto che il linguaggio televisivo è anche un modo per innestare i principi iniziali che poi possono, perché no, come qualcuno fa, e vi ringraziamo per questo, destare, iniziare a cominciare a prendere appunti e approfondire poi nel privato. Grazie a Dio per queste testimonianze di fedeltà alla volontà di Dio, perché non si tratta altro che di questo. Quindi noi ringraziamo fratello Aniello per questo tempo e preghiamo affinché il Signore possa continuare ad usarlo lì nella chiesa a Borgo Manero, insieme ai cari della comunità, insieme anche alla sorella Adi, a tutti i familiari. Grazie. Grazie per questo tempo. Dio ti benedica grandemente, fratello Aniello. Pace del Signore. Pace, fratello. Dio benedica te e tutta quest'opera. Grazie. Amen. Grazie, pace. Vi ringraziamo, cari amici. È stato un tempo
in cui abbiamo potuto affrontare l'argomento anche dal punto di vista un po' più attuale, pensando a quante possibilità abbiamo di approfondirlo anche e soprattutto attraverso la parola di Dio. Vogliamo andare alla parola di Dio e quindi scoprire, anche scaricate se riuscite in qualche modo l'app della Bibbia sui vostri cellulari. È molto semplice, scaricando l'app della Bibbia, se non l'avete già fatto, l'applicazione della Bibbia, a differenza per esempio della Bibbia cartacea che oramai tutti quanti possediamo, con l'app possiamo in qualche modo riuscire a fare degli approfondimenti all'interno dell'app della Bibbia, degli approfondimenti legati anche proprio alle tematiche, e ci sono delle interessanti tematiche che possiamo continuare ad approfondire, anche degli aspetti che non abbiamo avuto qui il tempo di approfondire sulla tentazione, ma che possiamo continuare a farlo nel privato. Dio si aspetta da noi un interessamento sulle tematiche, un approfondimento individuale. Dio vuole, desidera il nostro interesse intorno alla parola sua, anche perché vuole che noi siamo non solo dei credenti lattanti, come si direbbe in un certo senso, ma ci vuole dei credenti maturi. E proprio questo stiamo approfondendo qui in redazione. La tentazione, come la prova, sono delle tematiche che hanno a che fare proprio con la maturità cristiana. Quindi se vuoi ricevere una maggiore statura, una maggiore rivelazione, ti consiglio vivamente di approfondire questa tematica alla luce della parola di Dio, molto più di quello che siamo riusciti a fare qui in diretta questa mattina. Intanto ti ringraziamo, grazie per come ci hai seguito, grazie a voi per come avete dedicato del tempo a questo spazio di attualità biblica. Intanto vogliate ricevere i nostri saluti, a Dio piacendo ci vediamo con una prossima diretta di Review, e con questo vi saluto, Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. David's Bridal, where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear, show off our dance moves, obsess over every little detail. Hold your hand through it all. Smile bravely when it's time to let go. Make your dreams come true. The things we do for love. Only at David's Bridal. When you wake up well-rested on a great mattress, everything becomes clear. I do have a favorite child. Things you missed when you were tired finally reveal themselves. I use memes as a coping mechanism. It's Mattress Firm's once-a-year sale and clearance. Get up to 60% off select Sealy, plus a free adjustable base, all with free and fast delivery. Deals this big won't last long, so don't miss out. The right mattress matters. We'll find yours. Restrictions apply. See store or website for details.